Salve a tutti, malette, benvenuti su Morning Glory, sono Vincenzo Bordoni. Oggi è il 31/05/2024 e vi ricordo come sempre di mettere like, condividere il podcast e se siete su YouTube o Twitch iscrivetevi e abbonatevi per ovviamente supportare questo progetto. Io non ho sponsor perché, come ben sapete, gli sponsor vanno sempre giustamente, lo farei anche io, da persone che non dicono il cazzo che vogliono, e quindi ci stanno sti problemi. Andiamo avanti. Di cosa parleremo oggi? In questa puntata parleremo del test atomico russo di Donald Trump e di Saman. Test atomico russo, di cosa stiamo parlando? Beh, esplosione nucleare dimostrativa, cioè il test atomico che vorrebbe la Russia per fermare la NATO. Praticamente i consiglieri del Cremlino stanno evocando questo fungo atomico che sarà trasmesso in diretta su tutti i canali televisivi del mondo. Per quale motivo vogliono far vedere questo test russo? Per quale motivo vogliono far vedere questo fungo atomico in mondovisione? È semplice. Noi nell'ultimo periodo stiamo guardando, ovviamente, tutti i nostri occhi, All Eyes On, stanno su Rafa, su quello che sta accadendo in Medio Oriente, eccetera. Ma è come se ci fossimo dimenticati dell'Ucraina. Fortunatamente qui nel podcast Morning Glory è sempre stata citata, abbiamo sempre parlato dell'Ucraina, l'abbiamo sempre inserita all'interno, ma è complesso trovare spazio che gente vuole ascoltare dopo comunque sia un anno e mezzo o due anni di guerra. Io dico due anni prima dell'avvento del 7 ottobre scorso, non due anni totali, molto di più. Di guerra, dove si è parlato solamente di Ucraina e la Russia, la gente si è rotta i coglioni. Il punto è che anche se la gente si è rotta i coglioni e anche se la comunicazione ora è tutta sui morti che sono a Gaza, noi dovremmo forse cominciare a guardare anche un pochino meglio e in maniera più approfondita, o anche semplicemente interessandoci un po' di più di quello che cazzo sta accadendo in non solo Ucraina, ragazzi, perché qui quando si parla di quello che sta accadendo non è solamente in Ucraina, ma in realtà i movimenti delle grandi potenze tra Russia, Stati Uniti e anche, diciamo, la parte europea che vuole prendere il sopravvento, e ora vi spiegherò. Allora, diciamo che ci sono dei reporter russi, diciamo che in Russia sembra che ci sia questo sentimento, non popolare, questo sentimento comunque sia, del fatto che noi occidentali non abbiamo più paura, non siamo più preoccupati del fatto che loro abbiano la bomba atomica, anche solo come deterrente. Quindi probabilmente una dimostrazione potrebbe farvi capire che sarebbe meglio non continuare a fare gli sgargiulli, perché comunque sia, dato che l'atomica per tutte quante le nazioni è un'arma, è l'arma che ha cambiato la geopolitica, ragazzi, è l'arma che ha cambiato il modo di vedere il mondo, è l'arma che ha dato all'America la possibilità di vincere la Seconda Guerra Mondiale, è l'arma che ha dato alla Russia la possibilità di poter estendere la Guerra Fredda, è l'arma che, avuta da qualsiasi nazione, li mette questa nazione su un piano di potere geopolitico maggiore. Vediamo in Iran, per dire, in Iran che stanno perseguendo la bomba atomica da parecchio tempo, e chi dice che ce l'hanno già, secondo me non ce l'hanno già, e però una loro acquisizione della bomba atomica farebbe guardare l'Iran, soprattutto da parte di Israele o di chi per lei, in un'altra maniera, ok? Israele ha la bomba atomica. E tutto questo per dirvi cosa? Per dirvi che quando si parla di atomica non si parla solamente di Nagasaki, di Hiroshima, di queste cose qui, non si parla solamente di Oppenheimer, si parla di un qualcosa che non solo ha già cambiato
il mondo, ma che può comunque modificare non tanto le potenze, ok? Perché io non penso che se la Russia dovesse fare una manifestazione di atomica, allora l'Europa o gli Stati Uniti si tirerebbero indietro rispetto a determinate battaglie o proteggere l'Ucraina o altro. Ma di certo, come dire, l'opinione pubblica spingerebbe tanto affinché comunque sia, anche se, e ora la voglio solamente racchiudere ciò che vi sto dicendo nel problema ucraino, anche se sì, l'Ucraina è stata invasa, eccetera, eccetera, però magari è meglio evitare una catastrofe nucleare, quindi magari è meglio evitare andare subito ora a parlare con i russi e trovare una soluzione. Ora, abbiamo già parlato tanto di questo, io vi ho sempre detto che il mio pensiero, come ogni pensiero, è un pensiero di Vincenzo, un pensiero grigio mio, al mio colore all'interno di questo pensiero, non ha il bianco e il nero delle narrative che abbiamo sia in Occidente che in Russia, comunque sia, sono sempre quelle le narrative. No, assolutamente no. Io penso che in Ucraina mandargli le armi fino a che ce lo richiedono, ma contemporaneamente spingere per far sì che tengano il punto, ok, ma che comincino a pensare di poter anche, ovviamente ragazzi, cedere quei posti, cedere il Donbass e vabbè, ridare un'altra volta, però già era della Russia, comunque sia, la Crimea. Perché ve lo dico? Perché in questo momento non c'è altra soluzione. Noi non abbiamo più parlato della guerra in Ucraina in Italia, in realtà, non io, noi in generale, noi Stato italiano, con la comunicazione italiana non ha più parlato della guerra in Ucraina, per un solo motivo, perché c'è uno stallo incredibile con pochi avanzamenti di qua, poi torna indietro, c'è uno stallo, è da mesi e mesi e mesi che chi segue tattici politici sa che no, oggi hanno ucciso 20 persone, oggi sono andato avanti di 3 metri, oggi sono... C'è uno stallo, ok? Uno stallo pazzesco da parecchio tempo. Ora, ripeto un'altra volta, la volontà di un paese di difendersi, soprattutto se è importante per noi che siamo sotto l'egemonia americana, se è importante per controllare una zona, è importante continuare a possederlo, ok? Quel popolo. L'Ucraina non era al dentro alla NATO, ma di certo era dentro l'egemonia americana. In Ucraina c'era un governo che piace all'entourage statunitense, ok? E va bene, per noi è ottimo, va benissimo, anzi meglio, noi dobbiamo proteggerci, quindi è top questa cosa qui. Io vi ripeto sempre che la nostra libertà di poter andare a fare gli aperitivi e di guardare Netflix deriva proprio dal fatto che l'America si sporca le mani a fare cose criminali che a livello ovviamente etico, morale, mi fanno schifo, eccetera, ma non posso dire che queste cose non mi facciano guardare Netflix, non facciano molti di voi andare a manifestare nel Gay Pride. Ora, con altri tipi di egemonie, non penso voi potreste farlo, non penso voi potreste dire quello che dite. E anche io, magari. Quindi io sono contentissimo, però ovviamente per tenere questo tipo di potere devi comportarti in maniera criminale rispetto addirittura a quello che dici te. Cioè, tu dai una morale universale, tu dai dei diritti dell'essere umano e poi li sacrifichi sull'altare della geopolitica e del potere. E per me, però, che sono in Italia, li stai sacrificando. Il fatto che tu li sacrifichi su quell'altare protegge me, quindi. Però, in questo caso, quindi, dove si è arrivati? Si è arrivati in un punto in cui, secondo me, in questo momento, quello stallo ha fatto sì che le persone, come vi ho sempre detto io, la diplomazia comincia quando ci sono stalli, quando i poteri sono stagnanti all'interno di una guerra. Non prima, ok?
E in questo caso, infatti, cosa sta accadendo? Sta accadendo che Biden, comunque sia, io dico Biden per dire l'entourage americano, Biden viene prima, cioè non sa un cazzo manco lui, secondo me glielo dicono e lui va in giro a dire le cose, ma lui non sa niente. L'entourage americano, che ha il vero potere, penso stia spingendo molto Macron, Zelensky, a fare un qualche tipo, a aprire per un qualche tipo di accordo, ok? Zelensky che invece continua a fare i suoi tour per cercare proseliti, ok? E in tutto questo è arrivato Macron. Ora, per quale motivo, appunto, torniamo sul fatto del far vedere la bomba nucleare che esplode agli occidentali, la bomba, una delle bombe nucleari russe? Esattamente perché Macron in queste settimane, non penso neanche mesi, ha cominciato a provare a prendere un pochino le redini scusate, di questa, non dico guerra, le redini politiche, le redini del potere europeo all'interno dell'Europa, ovviamente, delle scelte di potere. Macron ha detto che la NATO dovrebbe mandare le truppe all'interno dell'Ucraina. Macron ha detto che non vi preoccupate, europei, noi francesi metteremo uno scudo, non missilissimo, ma proprio uno scudo contro il nucleare sull'Europa. Lo mettiamo noi, non vi preoccupate. Questo per farvi capire cosa? Che, a mio parere, Macron, che vorrebbe avere un afflato strategico, che vorrebbe essere ricordato anche lui come uno statista, sta cercando di comportarsi da statista. Allora, statista è un termine che non bisogna utilizzarlo solamente quando capitano delle cose, ma bisogna vedere il quadro lì, la prospettiva, la visione di un capo di Stato. Addirittura io sono convinto che anche Putin sia uno statista di merda, un criminale, un dittatore, ma comunque sia dal suo punto di vista e anche guardandolo da fuori, comunque sia lui ha una visione, che poi è una visione totalitaria, una visione di conquista, una visione molto russa, molto sentita, molto dai russi. Infatti i russi gli vogliono bene a Putin, a voglia di no, è solo lui, gli altri lo odiano. Non funziona così, ragazzi, noi siamo un po' fuori. Io lo odio, a me fa schifo, ma ai russi non fa così schifo. Quindi Macron vuole intervenire in questa maniera, cioè vuole dare un afflato statistico alla sua esistenza. Ma questo afflato da statista, diciamo che non ha convinto molto i russi. Si parla di attacchi tattici nucleari in maniera insistente da quando, appunto, Macron ha detto secondo me la NATO deve inviare le truppe in Ucraina. Un'uscita fuori di testa, a mio parere, proprio perché nel momento in cui l'Ucraina è fuori dalla NATO, sta combattendo contro la Russia che ha invaso l'Ucraina, e siamo tutti d'accordo, noi stiamo aiutando l'Ucraina, noi ci diciamo per morale, etica, invece semplicemente perché ci serve a livello strategico, geopolitico, l'Ucraina, però ma morale perché è stata invasa, come se ogni volta che qualcuno invadesse qualcosa noi andassimo lì a dire no, vi proteggiamo noi, ok? Comunque, per qualsiasi motivo noi stiamo dando le armi, ma non stiamo entrando in Ucraina. Per quale motivo? Perché se dovesse entrare la NATO in Ucraina, no, la NATO teoricamente, anche se non è che non ci siano persone in Ucraina della NATO, però dai, ufficialmente, noi parliamo sempre ufficialmente, ok? Se ufficialmente entrasse la NATO in Ucraina, domani
non, la Russia non potrebbe fare finta di niente. Oppure sì? E questa è la domanda. Secondo me è questa la scommessa da statista che vuole fare Macron. La scommessa è: noi abbiamo il potere militare, abbiamo il potere, siamo più forti, siamo l'egemonia mondiale, noi diciamo sotto gli Stati Uniti, però noi NATO, ok? Quindi se noi dovessimo inviare le nostre truppe in Ucraina, fidatevi, la Russia non farebbe un cazzo. Ah, se la farebbe pippa, come si dice qua a Roma, se la collerebbe, farebbero i vaghi. C'è un piccolo problema, che è una ipotesi. Sapete cosa? A mio parere, finché le ipotesi le si fa sopra determinati argomenti, io sto qui ad ascoltarti, tu dici la tua, io dico la mia, eccetera. Quando questa, che è un 50-50, 50-50, la fai su una guerra nucleare totale mondiale? No. Ecco, io ci andrei piano. E uno direbbe: ma perché Putin dovrebbe attaccare? Poteva attaccare prima con la nucleare, no? È pazzo. È qui che vi sbagliate. È esattamente qui che vi sbagliate. Putin non è pazzo. Non è pazzo. Noi pensiamo ai cattivi, a quelli che noi vediamo cattivi da qui, alle persone tipo Putin, tipo Netanyahu, tipo Hamas, tipo che cazzo ne so, il tipo dell'Iran, ma non mi ricordo il nome. Vabbè, noi pensiamo che queste persone siano delle persone, perché ho messo troppi film, i cattivi di James Bond, che siano dei cattivi seduti sopra dei divani con il loro gatto e accarezzano il gatto. Noi pensiamo, mentre pensano ora ammazzo tutto mondo, noi pensiamo questo. Noi pensiamo che siano i cattivi dei cartoni animati. Noi pensiamo che loro pensino: noi siamo i cattivi, noi facciamo questo perché voglio il mondo di... È un po' come ti posso dire, Sauron, no, del Signore degli Anelli, che vuole il mondo bruciare, vuole che tutti quanti siano trasformati come orchi, perché... ed è una cosa brutta, cattiva. Non è così, ragazzi, non è così. Loro, dal loro punto di vista, sono i buoni. Lo dobbiamo capire, lo so che siamo cresciuti con la Disney, quindi per molti di voi è complesso comprendere, ma loro, non solo loro i capi, loro anche la popolazione, come noi qui come popolazione pensiamo di essere buoni la maggior parte delle volte, loro lì pensano di essere buoni. Quando si parla di against Occidente è proprio questo: loro pensano di essere buoni, siamo noi rompicoglioni. Quindi, in questo specifico caso, è ovvio che Putin non ha attaccato con l'atomica. Perché anche loro, anche se noi non ce lo vogliamo dire, anche se seguite gente che taglia tutto con l'accetta perché sono degli ignoranti del cazzo, Putin non ha mai attaccato con l'atomica perché anche lui non potrebbe giustificare sul suo popolo: ho attaccato con l'atomica e ho fatto scoppiare la guerra mondiale perché... Se non ci hanno attaccato, non potrebbe giustificarlo. L'invasione è ovvio che, ripeto, io sono super atlantista, quindi per me Putin è un criminale, ok? Però è ovvio che nel momento in cui tu invadi un paese come l'Ucraina, se noi non ci diciamo i motivi per cui l'ha fatto, che non è una giustificazione ma è un motivo, noi non capiamo perché lui pensa di essere buono invadendo un paese come l'Ucraina. Noi in Occidente, gli americani pensavano di essere buoni invadendo l'Iraq, per dirne una. No, quindi l'Algeria, eccetera, pensavano di essere buoni. Di che cazzo stiamo parlando? Perché ci hanno fatto questa cosa? Quindi noi andiamo lì
a invadere l'Afghanistan. Pensavano di essere buoni. Quindi, però, per i motivi quali erano? E ti hanno detto i motivi. I motivi sono, allora, i motivi sono quelle cose che dai in pasto al popolo. L'unico motivo è il potere e il controllo geopolitico dei territori. L'unico motivo, non ce n'è altro, ragazzi. Non c'è economia, non c'è niente. È gloria e potere, ok? Nel momento in cui tu con questi, diciamo che tu dai in pasto al tuo popolo i motivi del invado l'Ucraina, perché in realtà siamo noi. Io sto riprendendo ciò che già siamo. L'impero russo è nato a Kiev. Nel Donbass c'è una guerra che va avanti da prima dell'invasione della Russia. Quindi noi stiamo liberando. Noi li stiamo liberando dall'Occidente. Nel momento in cui loro pensano questo, per loro sono i buoni. Sono gli Stati Uniti che vanno in Iraq per combattere contro il terrorismo, contro l'ISIS. Sono loro, ok? Il punto è, quindi, è ovvio che non vai a buttare la bomba, non fai partire un'escalation nucleare, perché in questo momento l'Occidente è fuori, io attacco l'Ucraina che non fa parte della NATO, e quindi non ho nessun motivo per far espandere questa guerra e farla diventare una guerra atomica. L'Occidente dà le armi in Ucraina, eccetera, ed appoggia l'Ucraina da fuori. L'Occidente cerca di farci dei danni economici, eccetera, eccetera. Non è un problema, ok, giochi di potere ci sta. Ma non ci hanno attaccato. Non ci hanno attaccato con le loro milizie. Ok? Sì, c'è qualcuno all'interno dell'Ucraina, della NATO. Ufficialmente la NATO è fuori da questo. Appoggia, ma è fuori. Quindi non è ancora arrivato quel momento in cui deve decidere veramente, deve decidere se far partire una guerra contro la NATO oppure no. È una guerra contro la NATO, è una guerra atomica. Quindi il fatto che loro dicono noi vogliamo far vedere per confermare, cito, per confermare la serietà delle intenzioni della Russia e convincere i suoi oppositori che è pronta all'escalation, ok? Per una politica di contenimento e deterrenza, l'effetto politico e psicologico di un fungo atomico che sarà trasmesso in tutti i canali televisivi del mondo ricorderà ai politici occidentali la paura di una guerra nucleare. Ve lo ripeto. Per una politica di contenimento e deterrenza, perché l'effetto politico e psicologico del fungo atomico che sarà trasmesso in diretta su tutti i canali televisivi del mondo ricorderà ai politici occidentali la paura di una guerra nucleare. Cioè, per ora, per noi russi, voi siete il nemico. Certo, siamo anche in guerra con l'Occidente, ovviamente, ma non stiamo ancora facendo la guerra. Nel momento in cui voi entrate con la NATO, noi dobbiamo decidere. Ripeto, è un'opzione, ma il fatto che sia un'opzione non lo era prima. Se tu mandi le armi in Ucraina non è un'opzione una guerra nucleare mondiale, se tu gli metti dei dazi non è un'opzione, che cazzo gliene frega, vanno da altre parti, cercano appunto, si stanno vendendo alla Cina. Non è un'opzione la guerra nucleare. Andare con uomini della NATO a sparare ai russi, il nucleare diventa un'opzione. Ecco perché dico signor Macron. Il signor Macron, secondo me, ripeto, è una sua scommessa da statista, una scommessa. Non lo so se perché alla fine anche uno potrebbe dire ma i russi stanno bluffando. Ma è una scommessa. Voi giochereste con un'escalation vera nucleare? Voi ci giochereste? Pensando, ma tanto non lo faranno mai? Magari sto sbagliando io, ragazzi. Magari è vero. Magari se noi andassimo con la NATO e cacciassimo i russi fuori dai territori, dai confini ucraini, non farebbero niente. Non butterebbero la nucleare da nessuna parte, niente. Ma secondo voi, se noi andiamo lì,
butterebbe la nucleare, che ne so, in Francia? Oppure, io ve lo dico qui, scrivetevelo ragazzi, scrivetevelo, ve lo sto dicendo ora, 31/05/2024, che non sono un esperto di tattica, no? Forse capisco più o meno la capisco molto di più la strategia che non la tattica militare. Però non so, io ve lo sto dicendo ora, scrivetevelo, ripeto un'altra volta. Se la NATO entra in Ucraina, io ipotizzo che magari la prima bomba tattica nucleare a quel punto la si lanci all'interno dell'Ucraina, uccidendo con una bomba nucleare persone combattenti della NATO, quindi americani, francesi, italiani, eccetera, eccetera. E secondo voi, se gli Stati Uniti dovessero ricevere una bomba nucleare sulla testa dei loro... ufficialmente, sulla testa dei loro combattenti, come potrebbe continuare questa cosa? Non lo so. Come potrebbe continuare? Magari, non lo so, e da qui in poi veramente... una bomba nucleare su San Pietroburgo, su Mosca, hanno fatto come hanno fatto... l'hanno già... abbiamo già un precedente, ragazzi! Abbiamo già un precedente! Bomba nucleare su Nagasaki Hiroshima, che vi ripeto, io non sono totalmente contro ciò che è accaduto, perché è troppo lungo il discorso, però diciamo che a dispetto di 40 milioni di morti, 600.000, quasi meglio. Ovviamente no, ma è il paradosso è il famoso paradosso del treno. Il treno che sta viaggiando su un binario, se tu non tocchi nessun pulsante, il treno passerà su 5 persone. Se tu spingi un pulsante, il treno devierà e passerà su una persona. Quindi se tu spingi il pulsante, sarai il responsabile della morte di una persona. Se non spingi niente, non sei responsabile, ma il treno passerà su 5 persone, quindi moriranno 5 persone. È un paradosso magnifico, e penso sia proprio questo il paradosso della bomba atomica. Ok? Non lo sapevamo cosa sarebbe successo, però è stata una scommessa da statista. Una scommessa. Io eviterei di fare altre scommesse, no? Io eviterei, signor Macron, capisco come eviterei. Comunque, andando avanti, è per quello che vogliono fare sta cazzo di prova di bomba atomica. Donald Trump, cosa succede dopo la condanna per Stormy Daniels? Il giudizio finale sarà del popolo. Allora, alla fine Donald Trump e l'altra notizia la sbrigo in pochissimo. Ovviamente Donald Trump, da quando ha avuto, cioè da quando Stormy Daniels, diciamo, ha avuto questa condanna, sapete, no, gli impeachment suoi, i cazzi suoi privati che diventano pubblici e quindi cercano di attaccarlo in quella maniera. A me Donald Trump sembra un coglione, a me Biden sembra un coglione, tanto per noi occidentali, per noi europei, che ci sia Biden o Trump al governo degli Stati Uniti non ci cambia proprio un cazzo. Si è visto con il signor Barack Obama, voi non me lo ricordate, io mi ricordo, e tutti yes we can, 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 sì, andiamoci a fare un bel weekend in Montana, perché non ha fatto un cazzo di niente a livello globale. Perché non puoi farlo? Continua a parlare se metti le tasse o no agli americani, continua a parlare dell'economia americana, perché quello potete fare voi presidenti americani, e neanche troppo, perché pure gli stati hanno un potere tra di loro enorme, quindi non diciamo cazzate, ok? Anzi, storicamente sono stati i democratici ad essere più attivi a livello di egemonia globale, ok? Anzi, Donald Trump è uno che dice togliamo la gente in giro per il mondo, che poi è un coglione, che poi qui dobbiamo pensare come se fossero destra e sinistra in America, quindi se dici così sei per Donald Trump, sei di destra, e invece Biden è di sinistra. Non ci avete capito un cazzo dell'America, non conoscete l'America, non è un problema mio. Comunque sì, è come se tra l'altro i presidenti americani contassero un cazzo, come vi ho detto prima, quindi a noi non cambierà assolutamente niente se va Trump, Biden, chi cazzo volete voi al governo degli Stati Uniti. Però se vi volete fare le pippe sulle elezioni americane, fatevele anche, alla fine è molto divertente. Lui comunque sia, ovviamente, su queste impeachment, non impeachment,
continua a dire: sono appena stato condannato in un processo politico truccato a caccia delle streghe, bla bla bla, perché, perché Donald Trump è una persona un po' così. Appena lo attaccano subito, no, perché processi truccati, complotti, eccetera eccetera, grandissime stronzate. Ah, piccola parentesi, quando Biden è stato eletto, io me lo ricordo perché al 2019-2020 non mi ricordo, 2019 forse, io mi ricordo bene quando è stato eletto, perché io feci un video dove parlavo dell'attacco al Campidoglio e dicevo: ragazzi, sono quattro coglioni che venendo da diciamo da una narrazione complottista eccetera eccetera, hanno fatto una qualcosa di criminale ovviamente, ma piccolo, che non ha avuto nessun effetto, domani non ci sarà più niente. E mi ricordo esimi youtuber che parlano anche di complotti, di altre cose, non voglio fare i nomi perché no, che dicono: oddio mio, cosa sta accadendo d'ora in poi, perché queste cose, perché oddio mio, ci sarà l'apocalisse per queste persone che sono andate lì dentro, oddio mio, ora d'ora in poi ci sarà, è un attacco. Non è successo un cazzo. Io me lo ricordo quello che dicevate voi, me lo ricordo, e non per difendere Donald Trump, ma a me non mi frega un cazzo, ma che ha fatto Biden in questi anni? Perché non fanno niente, perché a noi interessa solo a noi interessa la loro egemonia nel mondo, a noi interessa quanto comandano il mondo, ok? A me piacciono i democratici proprio perché fanno le guerre, guardatemi, proprio perché fanno le guerre, perché queste guerre, ripeto, permettono a noi di vivere bene. Se Donald Trump domani dovesse togliere tutte quante le armi e le persone in giro per il mondo, noi staremo molto male. Scusate, staremo molto male. Ok? Ora torniamo a noi e continuate a dire: sono contro questo, ma sono pro democratici, ma sono contro questo. Ma io non sono ipocrita e quindi per me meglio i democratici per quel motivo, anche perché a noi non frega un cazzo dei politici americani, proprio niente, non è cambiato niente di niente da Bush, da Biden, da Donald Trump, da Clinton. Per noi non è la linea politica americana è sempre stata quella, basta, estera, a noi quello interessa. Mo, se volete farvi fare le cose zozze da tutti sti giornalisti che seguono le elezioni americane come se fossero le elezioni del capo del mondo, perché sicuramente cambierà come gli americani approcciano al mondo. Figli miei, quanto siete curiosi e carucci. Comunque sia, ignoranti, ma ignoranti nel senso ignorate, non nel senso che siete stupidi. Attenzione, diversa la cosa. Come io ignoro mille cose, ma almeno questa la so. È abbastanza evidente. Andate a vedere i poteri che c'ha il presidente americano e poi ne parliamo. Andate ad ascoltare da Dario Fabbri, gente di Limes, gente che parla di geopolitica davvero, non gente che dice: oddio mio, ci faccio i pompini, un voto in più, un voto in meno, cambierà il mondo, finalmente Obama, yes we can. Vabbè. Tornando a noi, quindi sti cazzi di Donald Trump che c'ha questo altro impeachment, questo fatto che Stormy Daniels è stata accusata, condannata, quello che è, alla fine lui continuerà a dire: no, ce l'hanno con me, la gente dirà, chi è con lui dirà: è vero, ce l'hanno con lui, chi è contro di lui no, non dovrebbe neanche andare lì a prendere i voti, e tra 4 anni, 5 anni saremo qua prima, l'anno prossimo stiamo come oggi e bon. Di Saman non dico un cazzo, ma ne parlo la prossima volta. State schiamente bene, il vostro Piclub.